Grazie Presidente. Prendo la parola con un malcelato sentimento di delusione. Delusione che ho avuto modo di lamentare più e più volte durante le discussioni degli ultimi provvedimenti portati avanti dalla maggioranza. Provvedimenti che probabilmente non interessano nemmeno la maggioranza, vista anche l'attenzione che si sta riservando oggi in aula. Tant'è. Ho ascoltato poco fa le parole del Presidente Pesco relativamente ai lavori della Commissione Bilancio e quando il Presidente Pesco dice di riportare lo stato d'animo della Commissione e dice che di comune accordo abbiamo deciso di non esaminare emendamenti e ordini del giorno, io leggo in queste sue parole molto trasparenti, molto chiare, questo gliene devo dare atto, però leggo anche quella che è uno dei sintomi del male che sta attanagliando il nostro povero Parlamento, cioè il fatto che noi stiamo rinunciando alla funzione legislativa. Questo è un dato di fatto, perché non è possibile che questa volta, come altre volte, ci ritroviamo a discutere per finta, perché stiamo facendo delle finte discussioni. Perché noi qui oggi stiamo parlando di qualche cosa che in realtà ci è arrivato, un bel pacchetto. Ricordiamoci che questo bel pacchetto è stato esaminato solo da un ramo del Parlamento. Se questo è il bicameralismo perfetto, che dovrebbe essere a garanzia dei valori della Costituzione, evidentemente una sana riflessione dovremmo farla. Ma dovremmo farla non tanto perché il bicameralismo non funziona, ma perché evidentemente lo strumento del bicameralismo è distorto da una funzione governativa che evidentemente vuole utilizzare le Camere del Parlamento semplicemente come Camera di compensazione. Come dire, noi abbiamo ascoltato le esigenze dei parlamentari che dovrebbero rappresentare il popolo, che dovrebbero rappresentare i cittadini, cosa che di fatto non è. E arrivo al merito della mia commissione, la Commissione Giustizia. In Commissione Giustizia abbiamo presentato come Lega un parere di opposizione, che ovviamente è contrario a quelle che sono le indicazioni contenute all'interno di questo documento legislativo. Ma perché? Perché come al solito, come io ho avuto più volte modo di dire all'interno di quest'Aula, nei vari interventi che ho fatto, il sistema giustizia è completamente abbandonato. Perché che se ne dica che siano stati presi dei provvedimenti atti a razionalizzare l'attività della giustizia nel nostro Paese, invito il Ministro Bonafede, invito il Presidente del Consiglio, che è un collega, è un avvocato, invito ad andare nelle aule di Tribunale oggi. Come io, nei giorni in cui non sono qua in aula, sono nelle aule di Tribunale, e io vedo, continuo a vedere come la funzione giurisdizionale sia assolutamente svilita e non si possa sostanzialmente garantire ai cittadini l'esercizio della funzione giurisdizionale. Questo è un dato di fatto. Andiamo a vedere i rinvii che continuano ad arrivare sotto tutti i punti di vista dai magistrati, magistrati che non riescono a svolgere la loro funzione, cancellieri che non riescono a fare il loro lavoro, e noi siamo qua a far finta di discutere su un provvedimento che addirittura non riesce neanche ad ottenere i pareri, almeno i pareri. Noi, Commissione Giustizia, forse siamo stati troppo bravi, abbiamo fatto anche un parere d'opposizione. Ieri la maggioranza non è neanche riuscita a dare un parere per quanto riguarda la Commissione dell'Agricoltura, ero presente, e lì non sono neanche riuscito a dare un parere. E di stamattina mi dicono che addirittura anche la terza commissione, neanche la terza commissione affari esteri e migrazione è riuscita a dare un parere. Allora, facciamoci delle domande su cosa stiamo facendo in quest'Aula, perché se stiamo semplicemente prendendo in giro i cittadini, diciamolo, diteglielo ai cittadini che li state prendendo in giro. Io sinceramente questa responsabilità non me la prendo, io sono qua a svolgere una funzione politica e devo render conto a quelli che hanno eletto, che mi hanno eletto. E io sinceramente alzerò la voce ogni volta di più fino a quando questa voce non verrà ascoltata. Grazie. Grazie, senatore.